Capitolo 7. Windy Willows, 5 gennaio. Mio stimato amico. No, non è una citazione da una lettera della nonna di zia Ceti, ma potrebbe esserlo. Per l'anno nuovo ho fatto il proposito di scrivere lettere d'amore sensate. Credi che sia possibile? Ho lasciato la mia cara Green Gables, ma ho ritrovato la cara Windy Willows. Rebecca Dio aveva preparato la stufa accesa nella torretta e una bottiglia di acqua calda nel letto. Sono contenta che mi piaccia tanto Windy Willows. Sarebbe terribile dover vivere in una casa che non mi piacesse, che mi fosse ostile e che non mi dicesse: "Sono contenta che tu sia tornata". Windy Willows lo dice. È un po' compassata. È vecchio stile, ma le piaccio. Sono stata contenta di rivedere zia Kate, zia Cetty e Rebecca Dio, naturalmente. Non posso fare a meno di vederne i lati buffi, ma voglio loro un gran bene. Rebecca Dio, ieri, mi ha fatto un bel complimento. Spooks Lane è cambiata da quando è arrivata lei, signorina Shirley. Sono contenta che Catherine ti sia piaciuta, Gilbert. È stata sorprendentemente gentile con te. È straordinario quanto possa essere gentile quando vuole, e credo che lei sia ancora più stupita di noi. Non credeva che potesse essere tanto facile. Sarà tutt'altra cosa ora a scuola, con una vicepreside pronta a collaborare. Cambierà pensione e l'ho già convinta a prendersi quel cappello di velluto, mentre non dispero ancora di convincerla a cantare nel coro. Ieri il cane del signor Hamilton è venuto fin qui a dare la caccia a Dusty Miller. Questa è l'ultima goccia, ha detto Rebecca Dio. E con le guance rosse, rese più rosse dalla collera, e la schiena grassoccia, scossa da un tremito nervoso, si è avviata come una furia, su per la strada, senza nemmeno accorgersi di avere il cappello storto. E ne ha cantate quattro al signor Hamilton. Mi sembra di vederlo con la sua faccia da bonaccione alle prese con Rebecca Dio. Quel gatto non lo sopporto, mi ha detto poi. Ma è il nostro gatto e i cani di Hamilton non possono permettersi di venire a insolentirlo qui, a casa sua. Il cane l'ha fatto solo per divertirsi, ha detto Jabez Hamilton. Il concetto di divertimento degli Hamilton è diverso dal concetto di divertimento dei McGumber, dei McLean o, se è per questo, dei Dew, gli ho detto. Via, via, signorina Dew, deve aver mangiato cavolo a pranzo. No! Non ho mangiato cavolo, ho detto, ma non sarebbe improbabile se l'avessi mangiato. La signora McCumber i cavoli non li ha venduti tutti in autunno perché il mercato tirava, salvo restare senza in casa. C'è certa gente, che non vede al di là della saccoccia. E l'ho lasciato lì a rifletterci su. Ma che cosa vuole aspettarsi da un Hamilton? Gentaglia sono. C'è una stella vermiglia che sembra appesa al re della tempesta. Oh, vorrei che tu fossi qui per poterla vedere insieme a me, ma non credo proprio che allora tra di noi ci sarebbero soltanto stime e amicizia. 12 gennaio. La piccola Elizabeth è venuta da me 2 sere fa per chiedermi spiegazioni su uno strano tipo di gas che fa le bolle papali e per dirmi, tra le lacrime, che l'insegnante le aveva chiesto di cantare per uno spettacolo della scuola e che la nonna aveva puntato i piedi e negato recisamente il permesso. Davanti alle implorazioni di Elizabeth, la signora Campbell aveva detto sì, tanto cortese, da non controbattere, Elizabeth, per favore. Ah. Quella sera la piccola Elizabeth ha pianto amare lacrime nella mia torretta e ha detto che sarebbe rimasta Lizzie per tutta la vita. Mai più avrebbe potuto essere uno degli altri diminutivi. La settimana scorsa amavo Dio, ora non più, ha detto con tono di sfida. Tutti i compagni di classe prendevano parte allo spettacolo e lei si sentiva esclusa, come una pestata, ha detto. Poverina. Voleva dire come un'appestata ed era un paragone da far rabbrividire. Quel tesoro di Elizabeth non deve sentirsi un'appestata. Così, la sera seguente, inventai una scusa per andare a Evergreens. La donna, che ha davvero l'aria di uscire dai tempi del diluvio universale, tanto sembra decrepita, mi fissò freddamente con grandi occhi grigi, inespressivi. Mi introdusse con gravità nel soggiorno e andò a riferire alla signora Campbell che desideravo vederla.
Credo che in questo giorno non sia mai entrato un raggio di sole, fin da quando la casa venne costruita. C'era un pianoforte, ma sono certa che mai nessuno lo ha suonato. Scomode sedie e tappezzate di broccato di seta erano allineate lungo le pareti. Tutti i mobili, tranne un tavolo centrale con il piano di marmo, erano allineati lungo le pareti e apparivano estranei tra loro. Poi entrò la signora Campbell. Non l'avevo mai vista. Ha un bel volto dai lineamenti scolpiti, quasi mascolini, occhi neri e folte sopracciglia nere, sotto capelli inargentati. Non ha ancora eliminato del tutto i vari orpelli, visto che portava grandi orecchini neri di onice che le scendevano sulle spalle. Fu forzatamente cortese con me e io fui forzatamente cortese con lei. Ci accomodammo e ci scambiammo vuoti commenti sul tempo, atteggiando il viso secondo l'occasione, come diceva Tacito qualche migliaio di anni fa. Le dissi, ed era vero, che ero venuta per chiederle in prestito per breve tempo le memorie del reverendo James Wallace Campbell, poiché avevo sentito dire che contenevano molto materiale per un lavoro scolastico sulla storia antica dell'isola. La signora Campbell divenne decisamente più cordiale e dopo aver chiamato Elizabeth la mandò a prendere le memorie in camera sua. Il volto di Elizabeth portava le tracce di un pianto recente. La signora Campbell si degnò di spiegare che l'insegnante della piccola Elizabeth aveva mandato un altro biglietto con cui chiedeva di lasciar cantare la bambina allo spettacolo, ma lei aveva preparato una secca risposta che la piccola Elizabeth avrebbe portato all'insegnante la mattina seguente. «Non sono dell'idea di far cantare in pubblico i bambini dell'età di Elizabeth», disse la signora Campbell. «Tendono a diventare sfacciati e presuntuosi». Come se la piccola Elizabeth potesse diventare sfacciata e presuntuosa, poverina. Credo che lei abbia ragione, signora Campbell, commentai con il tono di chi fa una grande concessione. Comunque, canterà anche Mabel Phillips e dicono che abbia una voce tanto bella da far sfigurare chiunque. Senza dubbio è molto meglio che la piccola Elizabeth non sia messa a confronto. Dovevi vedere la faccia della signora Campbell. Fuori sarà una Campbell, ma in fondo all'anima è una Pringle, fatta e finita. Però non disse nulla e io sapevo che psicologicamente non era il caso di insistere. La ringraziai per le memorie e me ne veni via. La sera dopo, la piccola Elizabeth si presentò alla porta del giardino con il visino pallido e delicato risplendente di luce stellare. Mi disse che la nonna le aveva dato il permesso di cantare a patto che non si montasse la testa. «Sai, Rebecca Dew mi ha detto che i clan dei Campbell e dei Phillips sono sempre stati rivali in fatto di belle voci. Come regalo di Natale ho dato alla piccola Elizabeth un quadretto da appendere a capo del letto e un invitante sentiero che si snoda in salita tra boschi ombrosi verso una bizzarra casetta circondata da alberi. La piccola dice che ora non ha più paura di andare a dormire al buio perché si mette a letto e finge di percorrere quel sentiero fino alla casa e poi entra. Le stanze sono tutte illuminate e c'è suo padre. Povero tesoro, non riesco a non odiare suo padre. 19 gennaio. Ieri sera c'è stato un ballo a casa di Carrie Pringle. C'era Catherine con un abito da sera rosso scuro con balze laterali e i capelli acconciati da un parrucchiere. Ci crederesti? Chi la conosce fin dal suo arrivo a Summerside si è chiesto chi fosse vedendola entrare. Ma io credo che la differenza non fosse data dall'abito e dai capelli, quanto da un indefinibile cambiamento interiore. Prima, quando era con altre persone, sembrava che pensasse «Questa gente mi annoia e io spero di annoiarla a mia volta». Ma ieri sera era come se avesse messo una candela accesa a ogni finestra della casa della vita. Ho faticato parecchio a conquistare l'amicizia di Catherine. Ma ciò che vale non si ottiene mai facilmente, e io ho sempre sentito che valeva la pena di diventarle amica. Da 2 giorni zia Cetty ha letto con un po' di febbre e pensa di chiamare il dottore domani casomai si trattasse di polmonite. Perciò Rebecca Dew si è messa un asciugamani in testa e ha fatto grandi pulizie perché tutto sia in perfetto ordine per l'eventuale visita del dottore. Ora è in cucina che stira la camicia da notte bianca ricamata di zia Cetty
da indossarsi all'ultimo minuto sopra quella di flanella. Era perfettamente pulita anche prima, ma secondo Rebecca Diu aveva preso un brutto colore restando nel cassetto del comò. 28 gennaio. Finora gennaio è stato un mese di giornate fredde e grigie, con qualche tempesta che ha investito la baia e sospinto raffiche di neve in Spooks Lane. Ma ieri notte è arrivata la brina e oggi il sole brillava. Il mio boschetto di aceri è diventato un luogo di inimmaginabili meraviglie. Anche le cose più normali sono diventate un incanto. Le reti di recinzione erano splendenti, merletti di cristallo. Questa sera Rebecca Diu ha divorato una delle mie riviste con l'articolo Bellezze d'oggi, corredato da fotografie. Non sarebbe magnifico, signorina Shirley, se un tocco di bacchetta magica ci rendesse tutte belle? Ha commentato con aria sorta. Pensi un po' come mi sentirei, signorina Shirley, se a un tratto mi trovassi bella. Ma già, ha aggiunto con un sospiro. Se fossimo tutte belle, chi li farebbe i lavori? Sono tanto stanca, disse con un sospiro la cugina Ernestine Boogie, sedendosi pesantemente al suo posto alla tavola di Windy Willows. A volte temo di sedermi per paura di non riuscire più a rialzarmi. La cugina Ernestine, cugina di terzo grado del fu capitano McCumber, ma pur sempre, come pensava zia Kate, una scomoda parente, era arrivata a piedi quel pomeriggio da Low Vale per fare una visita a Windy Willows. Non si può dire che le vedove l'avessero accolta a braccia aperte, nonostante i sacri vincoli familiari. La cugina Ernestine non era una persona esilarante, poiché apparteneva alla sfortunata categoria di coloro che si preoccupano continuamente non solo degli affari propri, ma anche di quelli degli altri, senza concedere un attimo di tregua né a sé né al prossimo. Bastava vederla, affermava Rebecca Diu, per rendersi conto che la vita era una valle di lacrime. Certamente la cugina Ernestine non era bella e con ogni probabilità non lo era mai stata. Aveva un visetto asciutto e tirato, occhi di un celeste stinto, parecchi nei mal disposti e una voce lamentosa. Indossava un consunto abito nero, con una decrepita stola di foca che rifiutò di togliere persino a tavola, perché aveva paura delle correnti d'aria. Se avesse voluto, Rebecca Diu avrebbe potuto stare a tavola con loro, poiché le vedove non ritenevano Ernestine un ospite importante, ma Rebecca affermava di non poter gustare le vivande in compagnia di quella guastafeste. Preferiva mangiarsi il suo tozzo di pane in cucina, ma ciò non le impediva di dire la sua mentre serviva a tavola. Sentirà la primavera nelle ossa, commentò acidamente. Magari fosse solo quello, signorina Diu. Invece credo purtroppo che mi succeda come alla povera signora Oliver Gage. Ha mangiato dei funghi l'estate scorsa, ma doveva essercene uno velenoso perché non si è mai più sentita bene. Ma non avrai già mangiato funghi in questa stagione? Disse zia Cetti. No, ma credo purtroppo di aver mangiato qualcos'altro. È inutile che tenti di consolarmi, Charlotte. Ti ringrazio per l'intenzione, ma non serve a niente. Ne ho passate troppe, Kate. Sei sicura che non ci sia niente nel bricco della panna? Mi sembra di averci visto un ragno quando mi hai servito. Mai visto un ragno nella nostra panna, disse Rebecca Diu con tono minaccioso, sbattendo la porta della cucina. Forse era solo un'ombra. Disse con aria contrita la cugina Ernestine. Non ho più la vista di una volta, purtroppo tra un po' sarò cieca. A proposito, sono passata a trovare Martha McKay nel pomeriggio. Aveva un po' di febbre e un grande sfogo. A mio vedere, hai il morbillo, le ho detto. È facile che resti praticamente cieca. In casa tua sono tutti deboli di vista. Mi sembrava di doverla preparare. Nemmeno sua madre sta bene. Il dottore dice che è indigestione, ma per me è un tumore. E se tu dovessi fare un'operazione e prendere il cloroformio, le ho detto, non credo che te la caveresti. Ricorda, sei una Hillis e tutti gli Hillis sono deboli di cuore. Tuo padre è morto di un collasso. Sì, ma ha 87 anni, disse Rebecca Diu, togliendo da tavola il piatto da portata.
E come sai, 70 è il limite fissato dalla Bibbia, disse allegramente zia Cetti. La cugina Ernestine mise un terzo cucchiaio di zucchero nel tè e lo mescolò con aria triste. Lo diceva Davide, Charlotte, ma mi sembra che sotto certi aspetti non fosse poi uno stinco di santo. Anna scorse l'espressione di zia Cetti e non riuscì a trattenersi dal ridere. La cugina Ernestine la guardò con aria di disapprovazione. Ho sentito dire che lei ha il riso facile. Beh, spero che continui ad averlo, ma ne dubito. Purtroppo scoprirà presto che la vita non è affatto allegra. Ma già, sono stata giovane anch'io. Davvero? Chiese Rebecca Dew con sarcasmo, portando i biscotti. A me sembra che lei abbia sempre avuto paura di essere giovane. Ci vuole del coraggio, glielo assicuro, signorina Boogie. Rebecca Dew ha un modo tanto strano di esprimersi, si lamentò la cugina Ernestine. Non che io ci faccia caso, e una risata al momento giusto non fa male, signorina Shirley, ma credo purtroppo che lei tenti la divina provvidenza con tanta allegria. Lei mi fa venire in mente la zia della moglie del nostro ultimo pastore. Rideva sempre ed è morta di un colpo apoplettico. Il terzo è fatale, eh? Credo che il nostro nuovo pastore di Low Vale tenda ad essere un po' frivolo. Appena l'ho visto, ho detto a Luisi: credo che un uomo con quelle gambe abbia una gran passione per il ballo. Immagino che abbia smesso dopo essere diventato pastore, ma credo che purtroppo la tendenza uscirà nei figli. Ha una moglie giovane e si dice che sia scandalosamente innamorata di lui. Non riesco a capacitarmi che si possa sposare un pastore per amore. Mi sembra tremendamente irriverente. Predica piuttosto bene, ma il sermone che ha fatto domenica scorsa su Elia Tisbite, come dire che non ci vedeva chiaro, mi porta a credere, purtroppo, che tratti la Bibbia con troppa confidenza. Ho visto sui giornali che Peter Hellis e Fanny Boogie si sono sposati la settimana scorsa, disse zia Cetty. Ah, sì, secondo me, purtroppo, è il tipico caso di chi in fretta si sposa e si pente senza posa. Si conoscevano solo da 3 anni. Purtroppo Peter si accorgerà presto che non è tutto oro quel che luccica. Credo che Fanny sia un incapace. Stira i tovaglioli solo dal diritto, tutto l'opposto di quella santa di sua madre. Quella sì che era una donna precisa. Quando portava il lutto, anche le camicie da notte aveva nere. Diceva che il suo dolore era lo stesso di notte come di giorno. Sono stata a casa di Andy Boogie per aiutarli in cucina e quando sono scesa a colazione non ti trovo Fanny che mangiava un uovo la mattina delle nozze? Roba da non crederci. Io non ci avrei creduto se non l'avessi visto con i miei occhi. La mia povera sorella, sia pace all'anima sua, non toccò niente per 3 giorni prima di sposarsi. E dopo che morì il marito credevamo che non avrebbe mangiato mai più. Una volta con i parenti si ragionava allo stesso modo, ma ora non più. È vero che Jean Young sta per sposarsi di nuovo? Chiese zia Kate. Credo di sì, purtroppo. Ed è naturale, ormai Fred Young è dato per morto. Ma io ho paura che rispunti. Un giorno o l'altro di quell'uomo non ci si poteva fidare. Lei sposerà Ira Roberts. Credo purtroppo che lui la sposi solo per farla felice. Un tempo Philip, lo zio di lui, voleva sposarmi, ma io gli ho detto: Bago sono nata e Bago morirò. Il matrimonio è un salto nel buio e io non voglio esserci costretta. A Lowvale, quest'inverno, ci sono stati un mucchio di matrimoni. Credo purtroppo che per pareggiare i conti quest'estate ci saranno un mucchio di funerali. Anna Edwards e Chris Hunter si sono sposati il mese scorso. Credo purtroppo che tra qualche anno non si vorranno più tanto bene. Lei è stata completamente travolta dai suoi modi di conquistatore. Suo zio Hiram era pazzo. È andato avanti per anni credendo di essere un cane. Se gli piaceva abbaiare, erano solo fatti suoi, disse Rebecca Dew, portando in tavola le pere sciroppate e la torta farcita. Non mi risulta che abbaiasse, disse la cugina Ernestine. Rosicchiava ossa e le seppelliva quando non c'era nessuno a vederlo. Sua moglie ci pativa. Dov'è la signora Lily Hunter quest'inverno? Chiese zia Cetti. Con il figlio a San Francisco.
E ho paura, purtroppo, che si troverà nel bel mezzo di un altro terremoto. A ogni modo, un po' di contrabbando cercherà di farlo e avrà delle noie alla frontiera. Sono tutti guai che capitano a chi vuole viaggiare. Ma la gente non chiede altro. Mio cugino Jim Bogle ha passato l'inverno in Florida. Sta proprio diventando un riccone internazionale. Gli ho detto quando è partito. Mi ricordo, era la sera prima che morisse il cane dei Coleman. Oh no? Sì. Mi pare di sì. Ah, gliel'ho detto. L'orgoglio prepara la catastrofe e la superbia la caduta. Sua figlia insegna nella scuola di Bugle Road e non riesce a decidere quale spasimante scegliere. C'è solo una cosa che posso assicurarti, Mary Annetta, le ho detto, non avrai mai quello che ami. Allora, tanto vale che tu prenda quello che ti ama, sempre che tu ne sia sicura. Spero che ne scelga meglio di Jesse Chapman. Credo purtroppo che finirà per sposare Oscar Green, perché è sempre in giro. Non sei riuscita a trovare di meglio? Le ho detto. Suo padre è morto di tisi galoppante. E non sposarti a maggio, le ho detto. Maggio porta male alle spose. Bisogna ammettere che lei è davvero incoraggiante, disse Rebecca Dew, portando un piatto di amaretti. Sai dirmi, disse la cugina Ernestine, ignorando Rebecca Dew e servendosi ancora di pere sciroppate, se la calceolaria è un fiore o una malattia? È un fiore, disse zia Cetti. La cugina Ernestine apparve delusa. Beh, qualunque cosa sia, la vedova di Sandy Bagel ce l'ha. Domenica in chiesa l'ho sentita mentre diceva alla sorella che finalmente aveva una calceolaria. I tuoi geranei sono tremendamente patiti, Charlotte. Credo che non li concimi a dovere. La vedova di Sandy ha smesso il lutto e pensare che sono solo 3 anni che il povero Sandy è morto. Ah, beh, al giorno d'oggi i morti si dimenticano in fretta. Mia sorella si è vestita di crepe nero per 25 anni dopo la morte del marito. Lo sa? Che ha la gonna slacciata? Disse Rebecca, disponendo una torta al cocco davanti a zia Kate. Io non ho tempo di starmi a guardare allo specchio, disse acidamente la cugina Ernestine. Che mi importa se ho la gonna slacciata? Sotto ho 3 sottovesti. Mi hanno detto che le ragazze di oggi ne mettono solo una. Credo proprio che il mondo stia andando a rotoli. Nessuno pensa al giorno del giudizio universale. Lei crede forse che il giorno del giudizio universale ci verrà chiesto quante sottovesti indossavamo? Chiese Rebecca Dew, rifugiandosi in cucina senza attendere la reazione a quel commento. Anche zia Cetti pensò che Rebecca Dew avesse un po' esagerato. La settimana scorsa avrete letto sul giornale della morte del povero Alec Crowdy, disse con un sospiro la cugina Ernestine. La moglie era morta da 2 anni, scesa nella tomba in 4 e 4 8. Dicono che lui ne abbia sentito la mancanza, ma mi sembra troppo bello per essere vero. E credo purtroppo che li abbia lasciati nei guai, anche andando sottoterra. Mi hanno detto che non ha voluto fare testamento, e credo purtroppo che si farà un gran chiasso per l'eredità. Dicono che Annabel Crowdy stia per sposare un uomo dai 1000 mestieri. Lo era anche il primo marito della madre, può darsi che sia ereditario. Annabel non ha avuto la vita facile finora, ma credo purtroppo che si troverà a cascare dalla padella alla brace, anche se finora cose grosse, tipo un matrimonio precedente, non ne sono venute fuori. E come se la passa Jane Goodwin quest'inverno? Chiese zia Kate. Oh, è tanto che non la si vede in città. Ah, povera Jane, sta deperendo misteriosamente. Non sanno che cosa, ma io credo purtroppo che si rivelerà una alibi. Perché Rebecca Dew ride come una iena di là in cucina? Credo purtroppo che finirete per doverla ricoverare. Ci sono un sacco di teste matte tra i Dew. Ho saputo che Tyra Cooper ha avuto un bambino, disse zia Cetti. Ah sì, poverina. Solo uno, grazie al cielo. Temevo che fossero dei gemelli. I gemelli sono frequenti tra i Cooper. Tyra e Ned sono una coppia simpatica, disse zia Kate, come decisa a salvare qualcuno da un panorama universale tanto disastrato. Ma la cugina Ernestine non trovò sollievo a Gilead né tantomeno a Lowvale. Ah, era al settimo cielo per averlo sposato. C'è stato un periodo in cui temeva che non tornasse dall'Ovest. Io l'avevo avvertita, Puoi star sicura che ti deluderà, le ho detto. Ha sempre deluso tutti.
Tutti si aspettavano che morisse prima di compiere un anno di vita e invece è ancora vivo. Quando poi lui ha comprato la casa dei Holly, l'ho avvertita di nuovo. Credo purtroppo che quel posto sia pieno di tifo, le ho detto. Il garzone dei Holly è morto di tifo laggiù 5 anni fa. Se poi le cose vanno male, non diano la colpa a me. Joseph Holly ha un dolore alla schiena. Lui dice che è lombalgia, ma io credo purtroppo che sia l'inizio di una meningite spinale. Lo zio Joseph Holly è una gran pasta d'uomo, disse Rebecca Dew portando una seconda teiera. Ah, è buono, sì, disse con tono lugubre la cugina Ernestine. Troppo buono. Credo purtroppo che i suoi figli stiano prendendo una brutta piega. Succede spesso. È come una bilancia che deve equilibrarsi. No, grazie, Kate, basta te. Beh, forse un amaretto. Non sono pesanti, ma ho davvero paura di aver mangiato troppo. Ora devo scappare, perché altrimenti mi toccherà camminare con il buio. Non voglio bagnarmi i piedi. Ho paura di buscarmi una polmonite. È tutto l'inverno che ho un dolore. Una volta mi prende al braccio e la volta dopo alle gambe. Ah, mi ha fatto passare delle notti in bianco. Nessuno sa quello che ho patito. Io non sono tipo da stare sempre a lamentarmi. Mi sono decisa a venirvi a trovare ancora una volta perché chissà se a primavera ci sarò ancora. Ma anche voi siete andate parecchio giù e magari morirete prima di me. Ah, beh, è meglio andarsene finché c'è qualcuno dei tuoi a metterti sottoterra. Cielo, si sta levando un gran vento. Ho paura che se girerà in burrasca ci scoperchierà il tetto del granaio. Visto il vento che c'è stato in primavera, credo purtroppo che il clima stia cambiando. Grazie, signorina Shirley, disse ad Anna che l'aiutava ad indossare il soprabito. Si riguardi, mi sembra molto esaurita. Purtroppo chi ha i capelli rossi non è mai forte di costituzione. La mia costituzione è più che normale, disse Anna con un sorriso, porgendo alla cugina Ernestine il suo indescrivibile cappellino dalla striminzita e cascante piuma di struzzo. Ho solo un po' di mal di gola stasera, ecco tutto. Ah! E la cugina Ernestine dispensò un'altra delle sue tetre previsioni. Bisogna stare attenti al mal di gola. Fino al terzo giorno i sintomi sono gli stessi della difterite e della tonsillite, ma si consoli, si eviterà un sacco di guai morendo giovane.